Vi ringrazio tanto, ringrazio tutta la coalizione che è qui presente, ringrazio l'onorevole Elisa Mariano, ringrazio Fabiano Amati, ringrazio gli amici, tutti coloro i quali veramente ci stanno supportando e tutti coloro i quali mi stanno sopportando in queste ore così difficili, in queste ore che hanno visto, è inutile dire, cambiare la mia vita, perché stiamo lavorando 20 ore al giorno, stiamo lavorando per un qualcosa che ora vi andrò a descrivere. Oggi mi auguro che queste registrazioni rimangano indelebili per tanti anni, perché ciò che oggi lanciamo, ciò che oggi vi dirò, ciò che oggi vi racconterò sono gli elementi fondamentali che mi hanno convinto a partecipare a questa sfida, alla sfida più importante della mia vita. Oggi noi lanciamo un motto: Brindisi, la città di tutti. Lanciamo la democrazia partecipata. Io vi chiedo una cortesia, non sono un grande oratore, però vi chiedo di stare in silenzio, di spegnere i cellulari e di ascoltare quello che col cuore vi voglio dire. Ve lo chiedo veramente per favore, perché vorrei che i concetti che andrò a denunciare e a raccontarvi siano i concetti del cambiamento della nostra città. Brindisi deve essere la città di tutti. Io ho una visione che oggi lancio insieme a voi. Andiamo ad aprire un cantiere di programmi, andiamo ad aprire un qualcosa di innovativo, andiamo a chiedere attraverso questo pieghevole il contributo di tutta la città, di tutti coloro i quali amano la città, di tutti coloro i quali hanno voglia di scrivere un pezzo della storia futura di Brindisi, di darci dei consigli che saranno ben accetti, delle critiche costruttive e di farci capire quanto amano la loro città e quanto amiamo la nostra Brindisi. Perché noi crediamo oggi, 23 aprile, scriviamocelo e ricordiamocelo. Oggi noi, lanciando questo progetto, questa democrazia partecipata, questa richiesta accorata di darci una mano e di essere partecipi con noi, ma non vi chiediamo soltanto di venire a porre una preferenza il 5 di giugno, vi chiediamo di partecipare con noi al cambiamento della politica, al cambiamento della storia della città di Brindisi. Ecco perché abbiamo deciso oggi di lanciare un cantiere di programmi e non il libro dei sogni che spesso vi è stato consegnato per far vedere con dei paroloni, con delle cose che poi sono rimaste lì scritte, tanto dovevamo farlo. No, noi non dobbiamo fare, noi dobbiamo fare per cambiare, noi dobbiamo lavorare per arrivare a ciò che tutti vogliono: una nuova città, un nuovo modello di città, quello che viene definito il progetto Brindisi. Brindisi si dovrà muovere attraverso, e qui lancio i primi tre concetti fondamentali. Primi tre concetti fondamentali: contrastare l'emergenza vuol dire tutto, vuol dire poco, ma noi dobbiamo contrastare, perché è inutile negarlo. Brindisi in questo momento vive un'emergenza storica che forse mai ha vissuto negli anni passati. E l'emergenza più importante qual è? Sicuramente il problema dei rifiuti, e stiamo lavorando a questo. Abbiamo la Tari più alta d'Italia e questo sarà uno dei principi fondamentali sui quali baseremo la nostra azione governativa. Ma Brindisi ha bisogno anche di crescere, ed emergenza vuol dire anche non poter investire nella zona industriale. Andremo a lavorare attivamente, ma non come è stato detto e fatto in passato, dove non è stato fatto nulla. Andremo a rivedere tutta l'area SIN. Non è possibile che a Brindisi un imprenditore non possa investire laddove devono nascere le aziende, per colpa di un errore commesso anni fa. Tutti siamo stati bravi, o sono stati bravi a fare filosofia, ma nessuno si è ritoccato le maniche, come faremo noi, dalla mattina alla sera, per cambiare l'area industriale di Brindisi. Va ridisegnata quella mappa. È allucinante che abbiamo concesso di star fermi per anni.
Dobbiamo riportare gli imprenditori brindisini da imprenditore, lo dico, a reinvestire sul nostro territorio, ma dobbiamo portare altre aziende da fuori a investire sul nostro territorio. Queste sono le cose importanti sulle quali dobbiamo lavorare. Dobbiamo cercare di andare, ma non con le parole, con i fatti, a lavorare sul sociale. Il sociale è una parola che tutti usano in campagna elettorale, ma che poi, una volta eletti, diciamo che ci sono tanti problemi per andare a risolvere. Noi andremo a risolvere, noi andremo a portare idee. Ho lanciato una provocazione, ma che non è una provocazione, la settimana scorsa. Il supermarket della solidarietà mi è stato consigliato da un ragazzo giovane che fa parte delle nostre liste. C'è a Modena, mi sono già informato, ho degli amici in quella città e mi farò dire come funziona. Il problema oggi a Brindisi, tra i tanti problemi, non è quello di rilanciarla, è quello di far mangiare la gente. Oggi c'è gente che fino all'altro ieri stava bene e oggi, per colpa di una crisi che ha toccato tutti, non sa neanche come fare a portare a scuola i propri figli. È su questo che noi dobbiamo lavorare, ma non dobbiamo vendere sogni, non dobbiamo vendere possibilità, non vogliamo raccogliere voti. Noi vogliamo portare progetti e questi progetti ve li faremo vedere qualora dovessimo avere la vostra preferenza. Vogliamo sostenere lo sviluppo, secondo tema importante, ma uno sviluppo reale, programmatico. Vogliamo investimenti, come vi ho detto prima, sul territorio, ma soprattutto apriremo uno sportello per i contratti di programma. I contratti di programma, andremo a trovare l'eccellenza in territorio, o locale o eventualmente nazionale, per andare a intercettare tutte le possibili fonti di sostegno da parte dei progetti europei per portare finalmente a Brindisi progettualità. E i contratti di programma, perché so che parlo con gente che conosce, si possono realizzare attraverso l'Europa, ma attraverso la regione. E adesso voglio dire una cosa: non ci facciamo bere il cervello da chi non ci vuol bene, a chi vuole che questa coalizione non vada a governare. Oggi noi non siamo succubi di Bari, questa coalizione sarà con Bari, perché soltanto con una progettualità forte all'interno del nostro comune potremo avere una Bari che sarà partnership della rinascita brindisina. Signori, io sento dire in giro: Marino sarà il pupazzo, lo dico, il pupazzo di Emiliano. Emiliano mi ha scelto insieme alla coalizione, mi ha scelto per far crescere Brindisi, perché Emiliano è il presidente della Regione Puglia e ha interesse nello sviluppo di Bari, di Brindisi, di Lecce e di Taranto. Non ha assolutamente interesse, ditelo a quei signori che non sanno a che cosa attaccarsi o non sanno come attaccarmi, attaccandomi con le dicerie più brutte, ma che le dicano, non mi interessa. Ho qua il mio commercialista che può rispondere a tutto ciò di schifo che stanno dicendo sul mio nome. Noi andiamo avanti con la testa alta e con la voglia di cambiare, perché noi porteremo soldi dall'Europa a Brindisi attraverso contratti di programma che cambieranno il volto dell'industria brindisina. Lavoreremo dalla mattina alla sera sul turismo, sull'agricoltura, sul porto, sull'aeroportualità, sul teatro e sullo sport. Ho incontrato i dirigenti del teatro, coloro i quali fanno parte della fondazione. Ho detto: non so se faccio bene a dirvelo oggi o se magari avrei fatto bene a non parlarvene. Io vi dirò che quel teatro dovrà essere aperto 7 giorni su 7, perché quella è un'eccellenza, è un'eccellenza della nostra città che abbiamo tenuto chiuso per anni e che adesso apriamo bene, come abbiamo fatto ieri sera. Non sono potuto andare, mi dispiace, a vedere lo spettacolo di Carla Fraci, ma Brindisi dovrà vivere e portare gente a Brindisi attraverso il teatro, attraverso lo sport,
attraverso la cultura che sarà la base del nostro programma, perché dalla cultura nascono le nuove generazioni, attraverso la cultura e lo sport, attraverso il teatro potremo portare esempi di vita da far sì che possano essere da esempi per i giovani. È su questo che dobbiamo lavorare, signori. Io ho visto imprenditori del settore portuale, vi posso dire una cosa, un'agenzia ha già preso impegni per portare un idrovolante da 19 posti per ricollegare Brindisi a Corfù, Brindisi a Durazzo, Brindisi a Dubrovnik, per far venire gente e portarla in 50 minuti dall'altra parte dello Ionio. Signori, queste sono cose che possono far sì che Brindisi non sia solo uno scalo, come dico nel mio slogan, ma anche meta, perché si possono far venire persone, possono far venire turisti, farli rimanere due giorni e in mezz'ora, in 50 minuti, essere nelle isole più importanti del Mar Ionio. E questo significa progettualità. Io continuerò sulla mia richiesta di moratoria, che mi auguro di incontrare anche a Bari il ministro Del Rio. Noi dobbiamo richiedere, per difendere la nostra autorità portuale per altri 36 mesi, perché soltanto difendendola con grande forza potremo ricreare le governance della nuova autorità portuale unica pugliese, che mi auguro sia quello lo sviluppo, con una idea di base che Brindisi non può perdere la sua autonomia all'interno del porto, la vera nostra ricchezza, come l'agricoltura che è stata negli anni dimenticata, che invece poteva e dovrà e sarà una ricchezza della nostra città. Questo è il cantiere di programma che vi sto lanciando, al quale abbiamo lavorato e dal quale siamo sicuri, attraverso le vostre idee, sapremo far sì che abbia il percorso più virtuoso della storia dei programmi brindisini. Fa piacere, è arrivato anche il senatore Tomaselli. Noi abbiamo un altro problema. Dobbiamo investire nel futuro della nostra città, insieme a ciò che vi ho detto prima, ma per investire immediatamente abbiamo bisogno di risolvere un problema che l'amministrazione precedente, e non so con che coraggio si stiano andando a ripresentare, hanno bloccato il buco. Se noi non facciamo partire il buco, questa città non riparte. Sono stati capaci di bloccare la crescita di Brindisi e hanno il coraggio di ripresentarsi. Io credo che stiamo vivendo una fase incredibile. Io non lo so, noi andremo a investire immediatamente tutte le risorse per questa grande risoluzione. Abbiamo una costa brindisina, ho visto delle foto mie che mi faceva mio padre quando avevo 10 anni, la costa è uguale da 43 anni, è vergognoso, non è possibile che sia stato lasciato questo. Ora andremo a lavorare tutti insieme, ci rimboccheremo, come vi ho detto, le maniche, perché oggi lanciamo la nuova idea di città, oggi lanciamo la mia visione che, credetemi, sto condividendo insieme a una grossissima coalizione, insieme a una coalizione che probabilmente nelle prossime ore verrà ampliata da gente che sta apprezzando il nostro progetto, il nostro modus operandi di questi giorni, la nostra serietà, la nostra voglia di lavorare. Attraverso la mia esperienza imprenditoriale, la mia esperienza sportiva, la mia buona fede, la mia sincerità nell'appoggiare una fase di rilancio della città brindisina. L'ho detto prima, lo ribadisco, basta con l'uomo solo al comando, basta con l'uomo chiuso all'interno del bunker della città, in quel palazzo Nervegna. L'uomo che andrà lì, mi auguro di essere io, sarà quella casa aperta a tutti i cittadini di Brindisi, perché io sono il più brindisino dei brindisini, ma non perché mi sento migliore degli altri, assolutamente, perché io ho nel sangue, e la mia cravatta di oggi bianca-azzurra credo lo sia a dimostrare, le sorti, la voglia e l'amore per questa città. E se non avessi avuto quest'amore per questa città, non sarei stato e diventato il presidente della squadra che ha dato le più grosse soddisfazioni negli ultimi anni alla nostra Brindisi.
Io vi dico questo, credeteci, credetemi e andiamo avanti, perché ci sono delle situazioni veramente difficili. Ieri ho incontrato dei ragazzi che lavoravano nella Nubile, ho visto dei filmati che mi hanno sconvolto. Mi auguro che li abbiano i signori della magistratura. Ho parlato con la gente nei quartieri Sant'Elia, nel quartiere Perrino, nel quartiere Paradiso. Credetemi, non so come si possa lasciare la gente a vivere in quelle situazioni, non so con che coraggio si potesse entrare a Palazzo di Città pensando a tante cose e non pensando alla gente che non ha da mangiare e che non ha da dormire e che quando piove deve mettere le bacinelle per poter far dormire i propri figli, o che ha le mogli di 37 anni che stanno morendo di cancro perché hanno sul tetto ancora l'amianto. Credetemi, è pazzesco. È veramente qualcosa che mi ha sconvolto, che conoscevo, ma che non pensavo fosse a questi livelli. E questo sarà il mio compito principale. E credetemi, non vi dico cambieremo Brindisi in 100 giorni perché direi una fesseria. Daremo l'indirizzo di come cambieremo la città nei primi 100 giorni e su questo potete stare certi. Brindisi potremo cambiarla in un anno, in due anni, ma vi garantisco e vi chiedo un regalo, conservate la registrazione di questa conferenza stampa, perché se non dovesse essere vero ciò che ho detto oggi, venitemi a tirar via da quella sedia. Vi ringrazio tutti. Grazie mille, vorrei dire ai giornalisti se avete domande da fare, a me, ai signori miei partner della coalizione, siamo a vostra disposizione perché la democrazia partecipata inizia oggi e sarà per sempre. Grazie.